Picciotti di Sicilia tutto tondo, venite con noi a scoprire la leggenda della baronessa di Carini. Quindi noi adesso entriamo dentro il castello ed entrando nel castello vi racconteremo di questa atroce uccisione che ha reso il castello di Carini famoso in tutto il mondo. Quindi Picciotti, i maggiori Ghostbuster del mondo, le televisioni mondiali sono venuti tutti qua a cercare la presenza di questo fantasma. Quindi ovviamente dovevamo venire per forza pure noi, Dobbiamo giusto? venire perché Cioè, dobbiamo certificare, chissà, ce ne andavamo al mare, no, qua al castello di Carini. Effettivamente poi oggi fa molto caldo, però meglio qua che a mare, amore. Va bene, poi oggi Anche facciamo il perché, sacrificio. scusa, amore, il mare ce l'hai qua, guarda qua. E appunto, è proprio perché ce l'ho qua, pensavo di andare al mare piuttosto che al castello. E E invece invece no, no, e andiamo invece. alla ricerca di questo fantasma. Siamo pronti? Pronti? 1, 2, 3, andiamo. Picciotti, allora entriamo in questo castello pieno di misteri. Salone delle feste, guardate il soffitto quanto è bello. Già subito cose particolari, però io qua fantasmini non ne vedo ancora. Ma ancora, qua siamo al salone delle feste, Ne amore, feste, dice ancora. tu, certo, gente. Allora, Picciotti, prima di giungere nella stanza del delitto dove si vede e si sente qualche cosa, o almeno così dicono, ovviamente si passa per le stanze intermedie. Ora ci sarà l'eco, però seguite comunque il video, anche se l'audio non è dei migliori. E vi intanto mostriamo gli abiti che usava la principessa, la baronessa, che cos'aveva Allora, innanzitutto i tetti sono così alti, guardate, picciotti, vedete? E quindi, essendo che è alto, c'è l'eco e ci sono. E questi sono i vestiti che usava la baronessa, guardate che sono belli, e tutte le amiche ridda, la baronessa. Come si chiamavano le amiche ridda, baronessa, secondo te? Barottine, come si chiamano? Comparette, boh. Amore, a te ci stanno perfette comunque, mettete accanto. Qui non c'è bisogno di venire a cattare vestita, amore. Tu sei nata nell'epoca Lo sbagliata. so, Andiamo avanti. ora. Allora, invece qua c'erano i baroni. Questa era la sala destinata solo ai baroni. Diciamo soggiorno. Sì. Certo, un soggiorno molto particolare. L'abbiamo chiuso, poi facevano open space, giustamente, perché si sono modernizzate. Guarda, guarda le porte pure, tutte dipinte, belle, Veramente belle, belle. particolare, Però sì. ti voglio far vedere una cosa. Sì, io ti seguo. Seguimi. Sì. Picciotti, seguiteci, perché il barone da qua Sì. si affacciava qua. E qua che c'è? Che c'è? Ah, Una bella chiesa. una chiesa interna, però lì giustamente avevano il coso privato, il privé. Il privé. Il privé della chiesa. Complimenti. E ora saliamo queste scale così strette per arrivare alla stanza del Per delitto. arrivare chi tu? Ciao. Non vieni? No, no, ciao, grazie. Fammi sapere se c'era qualche cosa. Meno male che sei un cavaliere. Ciao, Ciao. ciao. Costretto contro la mia volontà, più forza che da stanza. È quella la stanza, picciotti, stiamo arrivando. Oh, Gesù. Ah, che vita. Allora, Picciotti, siamo giunti nella stanza dove si presume che la baronessa insieme all'amante siano state uccise. Allora, vi racconto brevemente la loro storia. Laura Lanza viene data in sposa a soli 14 anni a Vincenzo La Grua, che erano i proprietari di questo castello, la dinastia La Grua. Allora, dal loro matrimonio nascono 8 bambini, però in realtà è un matrimonio infelice e Laura si innamora del Cugino, cugino, ecco, cugino, cugino. del cugino del marito. Ad un certo punto, però, che succede? Il prete fa la spia Sì. e racconta di questo tradimento al padre di Laura. Ecco qua. Il padre di Laura allora decide di ammazzare sia Laura che il cugino del E marito. si poteva fare a quei tempi. Si poteva fare perché c'era il delitto d'onore. Quindi i due amanti vengono ammazzati, il padre di lei viene Perché scagionato non si poteva fare, un delitto. e il marito si risposa altre due Subito, beh volte. vai. Il marito, prima di risposarsi, fa scrivere questa frase qua. Vediamo, Sì. sì. E vuol dire tutto è nuovo, tutto diventerà nuovo, in poche Tutto parole. nuovissimo. Infatti dopo questa ristrutturazione, amore, hanno messo questo bello climatizzatore moderno. Ecco qua. Che fece a baronessa poi? Piglia e se ne venne qua. Il 5 dicembre, quando è che compare? Esatto, allora poi si racconta
nota che ogni 5 dicembre, perché la baronessa è stata uccisa il 5 dicembre 1563, compare da qualche parte, adesso non abbiamo capito dove. Se non toccare niente, una non ti sei cara. Una mano insanguinata. Maronna quindi, mia. Se vi trovate... Sentito il rumore? Che è il rumore? Sono le campane. Quindi mia. Se vi trovate ogni 5 dicembre qua a Carini, potete fare la prova. Venite ogni anno, vedete. Se siete scantolini come me, non venite. L'anno giusto e vi compare la mano. Va bene, picciotti? Va bene, grazie amore. Prego. Hai sentito? Senti? Allora, abbiamo lasciato la stanza. Non ridere, non ridere, mi picchiare in giro. Abbiamo, abbiamo lasciato la stanza, picciotti, io sento trec, trec, trec. Vedi, portami sempre in questa voce, grazie, amoni subito. Io guardate che bella vista aveva la baronessa di Carini. Aia che c'è qua. Eh? Questo posto già ispira l'amore, picchiccio si innamorò. Picciotti, allora noi abbiamo concluso il nostro tour in questo castello, mi raccomando venite numerosi, venite a visitarlo perché è veramente un'eccellenza siciliana. Il castello è conosciuto soprattutto nel nord Italia, devo dire, perché questa storia della, per questa storia della baronessa di Carini. Allora Picciotti, mi raccomando venite, facciamo il biglietto e teniamo vivo questo monumento nazionale che è eccellenza siciliana ma a questo punto anche italiana, perché questa storia è famosissima in tutta Italia. Quindi Picciotti, viva Carini, viva il suo castello e viva la baronessa. Ciao Picciotti!